Buonasera, buonasera a tutti da colui che può stare sulle acque, che galleggia sulle acque, sui fiumi, sui laghi, sui mari. Vedete, non c'è trucco, non c'è inganno, io fluttuo. Allora, oggi volevo fare un video abbastanza breve, partendo da un'assurdità tra le tante, presenti nell'ambiente scolastico, prima di tutto. Pensate quanto è stupido, inaccettabile, ridicolo, senza senso dover chiedere il permesso per andare in bagno. Avete presente? Professoressa, posso andare in bagno? Maestra, posso andare in bagno? Mi scappa la pipì. È bello che l'insegnante alle volte dice pure no. Cioè, già è assurdo dover chiedere il permesso. Poi, doppia assurdità, c'è chi dice no, ora no. Secondo voi uno deve chiedere il permesso, deve essere autorizzato ad espletare bisogni fisiologici? Mi scappa la pipì, vado in bagno, punto. Ma al di là del sì, no, vediamo che tutti i professori, perché la maggioranza magari lo fanno, dicono sì. È assurdo dover chiederlo. Perché tu sei in classe, sei un essere vivente, con la tua libertà, con la tua dignità di individuo, vuoi andare a fare la pipì? Ti alzi, apri la porta ed esci, non c'è neanche chiedo, non devi neanche dire posso uscire, esci. Ma non solo per il bagno, tu vuoi uscire perché vuoi andare a mangiarti una merendina, esci. Tu vuoi andare nel giardino a prendere una bocca d'aria, esci. Tu vuoi andare a casa, esci. Io sono anche contrario al fatto che se tu vai a scuola non puoi uscire per tornare a casa tua. Sto parlando ovviamente in questo caso non dell'asilo o delle elementari, magari neanche le medie, ma alle superiori, non dobbiamo fare 14-15 anni, la testa superiore, 16 anni in su. Uno a 16 anni ha la testa per poter aprire una porta, prendere un bus o andare a piedi a casa sua. Perché se a 16 anni non puoi uscire dalla scuola e andare a casa sua perché è pericoloso e rischi chissà cosa, vuol dire che sei un inadatto al vivere. A 16 anni si deve essere in grado di poter andare a casa propria. Non stiamo parlando di andare a fare il viaggio in un altro continente. Nella stessa città in cui tu vai a scuola, al massimo il paesetto in provincia, mezz'ora di bus, ci vai. È ridicolo che tu non possa farlo, non solo a 18 anni, ma anche a 16. Figuriamoci il permesso per andare in bagno. Voglio andare a riposarmi nel giardino, la scuola magari è un giardino, voglio andare a stendermi e sgranchire le gambe in una panchina nel giardino, ci vai. Questa sorta di scuola intesa come dovere, rispondere all'autorità, addirittura alzarsi quando l'insegnante entra. Se seduto si alza perché entra, chi entra, attenzione, uno pensa che sta entrando Gesù, sta entrando il grande maestro, sta entrando un coglione professore più capra di te. Perché anche se fosse, allora, se ci fossero dei messia come insegnanti, delle persone davvero che danno l'esempio di talento, sarebbero loro i primi a dire per favore, mi offendo e offendi te stesso se ti alzi, sarebbero loro a indignarsi dinanzi all'alzarsi in piedi. Ma oltre a questo, sono dei perfetti imbecilli gli insegnanti miei, degli idioti assoluti. L'80-90, ma non perché è categoria insegnante, anche la maggior parte degli avvocati, dei medici, degli ingegneri, sicuramente sono degli idioti. Ma ahimè, quando si è idioti e privi di passione, si è insegnanti, la gravità è inaudita. Sono tre forse le cose gravi. Cioè, è grave sempre, però se sei un medico, se sei un insegnante, la tua responsabilità è doppia, perché è fondamentale il tuo ruolo. Se tu sei un idraulico e non sei particolarmente appassionato nell'aggiustare i tubi, e magari fai anche un brutto lavoro e rompi un tubo, va bene, rompi un tubo, questi non ti chiameranno più, ma hai rotto un tubo. Non è che è un problema per la vita. Se tu sei un educatore pessimo, per carità, non sto dicendo che un insegnante sia un genitore, il ruolo del genitore è ancora più importante, però dopo il genitore viene l'insegnante. Che non è solo colui che ti insegna la matematica italiana, ma deve essere un esempio di vita. Insegnarti a diventare essere umano, contribuire a insegnarti a diventare essere umano ancora prima che capace a scrivere, leggere e far di conto. Se tu sei una capra ignorante, un depensante assoluto, fai più danni che un tubo rotto. E quindi io mi devo alzare,
dinanzi a dei cretini assoluti. Io che ho 35 anni, ma non lo dico per vantarmi, attenzione, non è un vanto, è una constatazione. Sono molto più saggio di tutti gli insegnanti che ho avuto, ma non adesso, quando avevo 14 anni alle superiori ero più saggio dei miei insegnanti, magari avevo meno esperienza, alcune cose dovevo capirle, ma sicuramente in me c'era una capacità critica, una profondità maggiore, ma allora mi devo alzare in piedi dinanzi dei cialtroni. È sbagliato alzarsi in piedi anche dinanzi degli illuminari assoluti, attenzione, ma fa ancora più ridere quando ci sono insegnanti del genere. Con quello che è il livello medio dell'insegnante italiano, ma sicuramente anche americano, francese, inglese, l'insegnante appena entra, ahimè qualcuno l'ha assunto, quindi la colpa non è loro, è anche di chi permette a loro di insegnare, anzi soprattutto, avrebbe tutto rivoluzionato il sistema di selezione degli insegnanti, perché per carità loro hanno tenuto il posto, non è che attacco loro, attacco chi li ha presi, chi li ha selezionati. Allora, un insegnante che sa di essere capra, e se non lo sa, doppiamente vergogna, siccome ha quel ruolo lì, dovrebbe entrare in classe e chiedere scusa agli alunni. Questo dovrebbe fare un insegnante di oggi, medio. Entri in classe, non solo non pretendi che si alzano gli studenti, dovrebbero dire questo agli insegnanti. Siete una capra, scusatemi alunni, scusatemi che vi ho educato un professore come me. Io devo mangiare, è la cosa che mi ispirava. Sono qui, capisco di non essere all'altezza di questo ruolo, vi chiedo scusa e cercherò di limitare i danni. Questo dovrebbe fare, altro che pretendere d'alzarsi in piedi, perché poi sono alcuni che si offendono, cosa non ti sei alzato in piedi? Allora, autorizzo, io come ente ufficiale riconosciuto dalla voce della consapevolezza, io autorizzo ogni studente di 14, 15, 16 anni, se trovate un vostro insegnante che vi dice che fai, non ti alzi, rispondetegli così, vi autorizzo io, anche se i vostri genitori non sono d'accordo, rispondete così, vaffanculo, alzati tu, e se non chiede scusa, la porta è lì, uscite e andate a casa. Vi fanno un nodo sul registro e vi sospendono, ma chi se ne frega? Chi è che vi ha sospeso? Chi è che vi ha messo un nodo sul registro? Un coglione! E non è perché questo coglione e questa istituzione scuola poi ha il potere di bocciarvi che vi dovete preoccupare, ma siete voi che dovete bocciare la scuola, siete voi che dovete bocciare l'insegnante, siete voi che dovete auto dare il valore a voi stessi, nessuno vi deve dire quanto valete, né a scuola né al lavoro, vi bocciano, ridete, vi sospendono, ridete doppiamente, e c'è questa sorta di sudditanza psicologica, oddio sto male se poi vengo bocciato, ma bocciato da chi, da cosa? La vita è un soffio, pensate alle cose serie, potete anche studiare, soprattutto se qualcosa che vi appassiona, ma poi dovete basare il vostro apprezzamento per voi stessi su quello che è il vostro spessore umano, sei una persona sincera, buona, rispettosa, che non fa del male agli altri, solo questo ti deve interessare, tutto il resto lo puoi fare, ma nessuno potrà dirti mai quanto vali, nessun numero, nessun voto, nessun pezzo di carta. Vi saluto. Ciao! Se ti piace quello che faccio e vuoi che continui per sempre a fare video, puoi supportarmi abbonandoti al mio canale cliccando semplicemente sul tasto abbonati che trovi sotto tutti i miei video, scegliendo il tipo di abbonamento che preferisci. Oppure, in alternativa, puoi aderire alla mia pagina Patreon. Per farlo è semplicissimo, apri la mia pagina Patreon e scegli se donarmi 1, 2, 5, 10 o 20 euro al mese. Il gruppo WhatsApp dei super uomini e delle super donne ed altri contenuti esclusivi ti aspettano. Puoi aderire fin da subito cliccando sul tasto arancione che comparirà fra pochi istanti.